Ok, ok. Vedo i loro esplosivi. Possiamo farcela. Non siamo una squadra demolizioni. Lo so. Ma mentre ne aspettiamo un'altra, quel lanciamissili si sposterà altrove. Penserò io alle cariche. Voi copritemi. Sicuro, Will? Sì, posso farcela. Ok, Mitchell, vai con Irons. Usa quella LMD. Vi copriamo le spalle. Andiamo! Sono al balcone! Cariche a tempo! Prendile! Will, il lanciamissili è blindato. Dovrete trovare un pannello d'accesso e piazzare le cariche all'interno. Ricevuto, signore. Mitchell, vieni! Will Defender 2-3. Assicuriamoci che non siano morti per niente! Mitchell, di qua! Passami le cariche. Ok, azione. Adesso... Oh, merda! Ho il braccio rotto! Cazzo, che male! Ok, tira! Merda! Non pensare al timer! Di nuovo! Tira! Decolliamo! Devi scendere subito! Mitchell! Non c'è più tempo! Devi saltare ora! Tutto ok. Ci vediamo dall'altra parte. Mitchell! Mitchell! Spaceman! Badger 2 a terra, evacuazione immediata! Resisti. Ah! Non mollare. Te la caverai. Ah! Ti portiamo a casa. Spezzare l'assedio delle forze nordcoreane a Seul. Presto arriverà una divisione aggiuntiva, nella speranza che si riesca a riportare pace e stabilità nella regione. Perché alcuni muoiono e altri si salvano? Non so ancora darmi una risposta. Tutti muoiono. Prima o poi.
Quando si perdono 6.000 uomini in 4 ore, è facile che una morte diventi solo un numero. Ma io sapevo di aver perso un grande amico e che forse avrei voluto morire al posto suo. I morti hanno pagato i loro debiti. Ora tocca ai vivi saldare il conto. Diamo l'ultimo addio al soldato William Robert Irons. È stato un onore e un privilegio averlo al mio comando. Il valore di una vita si misura da come influisce sulle vite altrui. Per questo, Irons è stato un grandissimo soldato. Lascia familiari, amici, commilitoni e una nazione grata. Mi dispiace. Will era tra i migliori. Senti, ci teniamo a voi. Se mai mi scusi, soldato Mitchell. Jonathan Irons, il padre di Will. Signor Irons, sentite condoglianze. Grazie, sergente. Mitchell era il migliore amico di Will. Avete pagato un prezzo troppo alto per la patria. È stata una vera tragedia, signore. Una tragedia che si sarebbe potuta evitare, sergente. Figliolo, voglio darti una seconda occasione. Mitchell è stato congedato per le ferite. Lo so benissimo, sergente. Ma le protesi di Atlas sono 20 anni più avanti rispetto a quelle standard. Will mi ha parlato spesso di te. Tu meriti di combattere per un esercito efficace. Pensaci. Onora la morte di Will. Sergente? Lancia una marcatrice. Presidente, squadra di soccorso Atlas, può identificarsi? Zulu Tango. Ok, tenga giù la testa e non si allontani. Va bene. Prophet, ce l'abbiamo. Andiamo via. Ricevuto Atlas 01, alla strada d'accesso nord. Ricevuto. Portiamolo via da qui. Di qua. Rileviamo dei droni sul retro. Falli passare.
alla piscina. Uccidili. Mitchell, tutto ok? Uomo a terra! Piscina libera! Via, via! Una pattuglia, giù! Non sparare, falli passare. Ci avviciniamo alla strada nord. Stato del recupero? Trasporto in arrivo. Un minuto. Dovremo trincerarci finché non sarà qui. Respingiamoli! Chiamate un medico! Che problema hai col braccio? Medico! Atlas 01, trasporto in arrivo. Via, via! Che disastro. Sei un uomo morto. Reset. Mai affidarsi troppo all'equipaggiamento. L'arma migliore ce l'hai dentro la testa. Usala. È il suo braccio, lo dicevo io. Per me quel braccio vale più di tutta la struttura. Come se la cava? È presto per dirlo. Beh, continuate, è un grande soldato. Ed è un peccato che l'esercito non abbia posto per uomini come voi. Salta su, facciamo un giro. Joker, portiamo Mitchell in laboratorio. Tu intanto prepara il simulatore. Ricevuto, boss. Questi sono tutti armamenti avanzati. Atlas al momento possiede l'esercito più grande al mondo, ma non rispondiamo ad alcuna nazione. A differenza del governo, non nascondiamo le nostre risorse. Noi non vendiamo politica, vendiamo solo potere. Siamo una potenza in vendita. Non parlo di mero potere militare. Atlas ha costruito infrastrutture in posti come Corea, Sierra Leone, Nigeria, mettendoci pochi anni là dove i governi avrebbero impiegato decenni. A conti fatti, siamo più efficaci dei governi che ci ingaggiano, come mio figlio ha scoperto a sue spese. Mitchell, lo so che non lo fai per soldi. In questo mi ricordi molto Will. Fatti vedere il braccio. Ok, vieni. Sei troppo di aereo. Non montarti la testa.